A livello di numero, stesso numero o mezzo numero in più? A livello di numero direi stesso numero di Nike, quindi rimanete sul vostro il numero che avete sempre preso. Comunque avampiede abbastanza stretta, no? Sì, però la riprovo per sicurezza. Ci sono marche di dimensioni ridotte che non hanno un budget per poter effettuare investimenti significativi in marketing e quindi si focalizzano solamente su un prodotto, di buon livello. Invece Nike, che ha la possibilità di conoscere i consumatori al meglio, ha deciso qualche anno fa non soltanto di lanciare un prodotto premium come le Epic React, di cui abbiamo fatto la recensione qualche settimana fa, ma anche una versione intermedia chiamata Odyssey e una versione entry chiamata Legend. Legend ovviamente a sovrapporsi rispetto all'Epic, che però è davvero una scarpa premium, mentre questo modello, nonostante abbia comunque un'intersuola React, si presenta in maniera, tra virgolette, molto più cheap. Queste scarpe sono state lanciate nel 2018, noi le abbiamo testate a suo tempo sul sito, ora però ne facciamo una recensione anche perché ci è stato chiesto e soprattutto perché Andrea le ha volute utilizzare durante il periodo di lockdown. L'idea iniziale del marketing Nike era quella di offrire ai clienti con un budget ristretto la possibilità di testare l'intersuola all'epoca premium React, con la quale poi sono state realizzate molte delle scarpe, tranne quelle con Zoom X, che troverete oggi sul mercato. Chiaramente la vendita di questa tipologia di scarpa viene effettuata soprattutto via internet perché i costi di distribuzione sono ridotti, perché ovviamente il principale sito di e-commerce, di cui metteremo qualche link qua sotto, offre la possibilità di uno sconto che alternativamente l'azienda americana non sarebbe in grado di offrire con una distribuzione tradizionale. Andrea le ha comprate durante questo periodo di lockdown, ovviamente ha scelto il peggior colore possibile, io le avrei prese nere o blu. Non siamo comunque sorpresi dal successo commerciale di questa scarpa perché ovviamente viene venduta, se non ricordo male, a un prezzo che è equivalente a 7 centesimi a chilometro. Veniamo alle caratteristiche tecniche. Sono in effetti scarpe da 239 grammi nella taglia 9, hanno un drop 10, differenziale 28 mm nel tallone, 18 mm nell'avampiede. Hanno fondamentalmente una calzata molto stretta e filante. Anche nel tallone sono relativamente strette, ma soprattutto hanno una forma arcuata che consente ovviamente di correre con l'avampiede. In cosa si differenziano rispetto al modello premium che abbiamo recensito qualche settimana fa? Fondamentalmente per tre cose. In primo luogo per una tomaia in mesh abbastanza di base, mi sembra di toccare il maglioncino di mia nonna, che mi faceva quando avevo 10 anni. Secondo me si scaldano abbastanza rapidamente durante l'estate. D'altro canto, però, per ridurre i costi, questa è stata una scelta secondo me vincente e che comunque in primavera e in autunno non crea nessun problema ai podisti amatori. A livello di costruzione, la scarpa ha sicuramente meno React e inoltre una maggiore quantità di schiume, e questo fa sì che la scarpa sia più reattiva, leggermente più secca e quindi non avete un'ammortizzazione da cuscino come invece potrete trovare nelle Epic React. La terza variazione è che il prezzo di vendita di listino è la metà di quello dell'Epic, di conseguenza potreste davvero fare un affare, soprattutto se trovate un colore che vi piace e non prendetelo né nera né di questo verde un po' militare. Per quello che ci è sembrato di capire, la versione femminile ha un React leggermente più morbido, probabilmente meno gomma nell'avampiede, di conseguenza sareste in grado di correre più o meno sul cuscino. Sappiate però che la quantità di React è inferiore e di conseguenza anche l'ammortizzazione sarà meno evidente. Sappiamo infine che in America hanno introdotto anche il Legend React 2, qui non è ancora disponibile, però magari nelle prossime settimane lo sarà. E di conseguenza, per chi ha le prime armi, potrebbe essere un'alternativa valida rispetto a scarpe più blasonate che però costano il doppio. Ora lascio la parola alla scarpa e poi sentiamo Andrea che ci racconta cosa ne pensa e come l'ha utilizzata durante questo periodo, di lockdown. La parola quindi alla scarpa. Say that I
should probably start to walk away. I'm hoping that you'll stop and make me have to stay. Cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space. Just my luck. But the only thing you understand, there's nothing left to say. Pull me back, take my hand. Call my name, you understand. I wanna stay. Ciao Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto? Come procedono gli allenamenti? Per ora gli allenamenti bene. Abbiamo recensito l'Epic React e sul canale ci è stato chiesto anche di fare il modello entry che si chiama Legend. Cosa ne pensi? Allora, è una scarpa che ho preso un po' di tempo fa ormai, l'avevo comprata perché era davvero a prezzi stracciati, l'avevo trovata addirittura al 50%. È una scarpa entry level, senza infamia, senza lode, fa quello che deve fare, diciamo. A chi sono adatte queste scarpe? È una scarpa adatta volendo a tutti, a un atleta evoluto come me, magari per fare quegli allenamenti magari corti da 8 km, quando devo fare un lento breve, quindi da 8 km, 6, 7, 8 km, oppure da un podista che magari non corre tutti i giorni, corre 3 volte alla settimana, che non vuole fare una spesa esagerata per le scarpe da corsa. Quindi anche per i principianti? Sì, soprattutto io dico ai principianti che spendano un po' più di soldi, perché so che magari con la scarpa lì la tengono anche addirittura per un anno, quindi la tengono anche più di 800 km che teniamo noi. Quindi magari vale la pena fare una spesa un attimino un po' più consistente, però per assurdo come prima scarpa potrebbe andare benissimo. Sicuramente meglio di certe scarpe che vedo alle persone che corrono sul canale. Fino a che peso le utilizzeresti? Diciamo che è una scarpa abbastanza duretta, quindi la potrei usare non per i pesi massimi ovviamente, non la userei se fossi un pronatore, però anche a 75 kg ci arriverei addirittura ad usarla, perché comunque è molto, molto carrozzata, diciamo. Massima distanza e durata della scarpa, dell'allenamento? Allora, l'allenamento io non andrei sopra i 15-16 km, anzi già un bel azzardo. È davvero una scarpa entry level e per noi che siamo abituati a scarpe di un'altra fattura si sente che non è una scarpa top di gamma. Però, ti ripeto, non è da buttare. E cosa ne pensi del battistrada e del grip in questo periodo di pioggia? Allora, il grip non è malissimo, non è eccezionale, non è quello della Pegasus sull'asciutto, forse è meglio della Pegasus 37 però sul bagnato, quello sì. E a livello di intersuola, anche questa scarpa al React, ma è un React diverso? Sì, è un React diverso, non è morbido, è molto più duro, non lo so, sembra addirittura una schiuma diversa. Anche l'ammortizzazione per terra è diversa, è molto più dura e più secca rispetto a un Epic React, per dire. Che non necessariamente è un problema per tutti i podisti, perché alcuni prediligono invece scarpe più dure. Qualcuno le predilige, sì, no, ma infatti era un... cioè io non le ho trovate così male, però per dirti, rispetto a una Epic React è nettamente più dura, quindi è proprio diversa la mescola. Quindi non è un'ammortizzazione da cuscino, però comunque è un'ammortizzazione buona. No, infatti l'ho detto, anche una persona da 75 kg potrebbe usarla tranquillamente. E quanto credi che sia la durata di questa scarpa? La durata io direi sempre sui 700, in questo caso 800 km, la tomaia sicuramente non darà problemi perché è bella tosta, sembra quella dell'Odyssey React, la prima versione, che ha questa linguetta tutt'uno con la scarpa. E invece per la suola per l'intersuola bisogna un po' valutare l'ammortizzazione, ma direi che non durerà poco sicuramente.
E quindi a livello di numero, stesso numero o mezzo numero in più? Allora, dopo averla riprovata praticamente in diretta, direi stesso numero, sicuramente fasciante. Chi ha provato la Odyssey React si ritroverà molto con questa scarpa. Non, sì, l'avampiede è un pochino più stretto, ma essendo molto morbida e non darà problemi. E quali sono secondo te i punti di forza e di debolezza di questa scarpa? I punti di forza è sicuramente il prezzo, è una scarpa che davvero costa pochissimo, cioè pochissimo, fare i conti in tasca non è proprio il top, è una scarpa che costa relativamente poco confronto alle altre scarpe, anche della stessa Nike, e fa il suo dovere, diciamo, per gli atleti principianti o comunque anche per me è una scarpa da usare una volta ogni tanto. E punti di debolezza? Punto di debolezza che a me non è piaciuto è un po' la durezza. Avrei preferito una scarpa un pochino più morbida, per dire un pochino che si avvicinasse un po' di più alla... Questi non sono i soliti uccellini, sono... brutto auspicio. No, dicevo che la durezza della scarpa non mi ha fatto impazzire, avrei preferito una scarpa un po' più morbidina, tipo un Epic React. E quali scarpe simili consiglieresti? Guarda, non te lo saprei dire, perché è proprio una scarpa duretta che mi ricordo, per dirti, una Kinvaramel come durezza di scarpa e anche come reattività, anche se la qualità del materiale è sicuramente migliore. Sì, della però mi ha chiesto chi mi ricordava e mi ha ricordato molto una Kinvara 10. Ci hanno detto i nostri amici che d'estate questa scarpa è comunque un po' calda. Questo l'ha detto il mio amico Max e voleva fregarmi. Guarda, io la traspirabilità ci metto sempre il punto di domanda, perché fondamentalmente non ho mai trovato una vera scarpa che mi desse così tanto caldo. È sicuramente una scarpa che ha molta, una tomaia importante, diciamo, però a me suda il piede con qualsiasi scarpa, quindi... E poi ho sempre la mia compagna mi ha sempre detto scarpe invernali, scarpe estive. Per me non ci sono mai scarpe estive o invernali, quindi ho sempre avuto questo piccolo problemino a riconoscere. Va bene, grazie Andrea, sta venendo giù il diluvio, quindi ti saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao, purtroppo non siamo riusciti a registrare in pista ed era la ragione per cui sono andata a Garbagnate la corsa di Andrea con le Legend React. Io sono Massi, ad ogni modo, se siete arrivati fino a qua e se vi è piaciuta la recensione, mettete like, commentate qua sotto e iscrivetevi al canale, che così potete vedere altre recensioni che ci vedranno protagonisti con scarpe delle 8 principali marche mondiali. Ciao e alla prossima, grazie.